Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qua, lo state già vedendo alle mie spalle, a parlare del nuovo, nuovissimo, meraviglioso aggiornamento di Rules of Survival. Ragazzi, si sta dimostrando veramente all'altezza delle nostre aspettative. Il team, ragazzi, sta lavorando giù duro, peggio dei sette nani, per migliorare questo meraviglioso survival game, regalandoci oramai ogni settimana delle nuove cose che ce lo fanno rendere molto più gradevole e molto molto più divertente. Doveva uscire, ragazzi, dopodomani l'update, ma invece è stato anticipato a domani 10 gennaio, e ieri sicuramente avete visto il video dove vi mostravo tutte le immagini di quelle cose che erano un po' trapelate, diciamo, dai siti cinesi, giapponesi e thailandesi, mentre oggi, ragazzi, voglio parlarvi ufficialmente di tutto quello che verrà inserito, dichiarato direttamente dal team di sviluppo di Rules of Survival. Passiamo subito, ragazzi, alle nuove funzionalità. Il primo punto dell'aggiornamento, ne avevamo già parlato, aggiunta la nuova funzione camo allarma. Praticamente i giocatori possono cambiare le skin dell'arma, di tutte le armi, sotto un nuovo una nuova parte di menu che si chiamerà look o interfaccia. Qua ancora bisogna un pochettino vedere. Ci dicono anche che tutte le armi che raccoglieremo sul campo di gioco automaticamente verranno modificate e gli verrà assegnato appunto il look che noi abbiamo deciso di adottare nel menu. Ci ricordano anche che il look delle armi non va assolutamente ad influenzare nessun aspetto riguardo allo sparo dell'arma, ma ne cambia solamente il look. Hanno aggiunto, ragazzi, anche i token, quindi sono dei nuovi token, dovrebbe essere tipo biglietti, bottoni, chiamiamoli un po' così. Praticamente, ragazzi, c'è una nuova funzionalità dove i giocatori potranno condividere i loro momenti di gioco, e grazie a queste condivisioni si potranno ottenere, token sono i gettoni, si potranno ottenere dei gettoni. Non sappiamo bene in base a quante persone vadano a visualizzare o in base a se il team direttamente ritiene che sia una bella clip. Fatto sta che si possono guadagnare dei gettoni extra da spendere per, al posto dei diamanti, ok? I diamanti si paga per prenderli, per andare ad aprire dei supply box, quindi delle scatole avanzate, le chiamano loro, che conterranno delle nuove skin per il nostro personaggio uniche. Hanno aggiunto appunto, ragazzi, questi due nuovi box che troveremo da domani. Li hanno chiamati Punk Box Set, che devono contenere, li abbiamo già visti ieri nelle immagini, alcune vesti relative appunto a uno stile punk rock, quindi le borchie, il giubbotto di pelle, gli stivali, tutte queste cose qua. Vedremo se riusciremo a sbloccarle magari anche assieme. Ed è stato aggiunto il nuovo look per il personaggio femminile, la Bunny, ok? La coniglietta, quella che avevo fatto vedere. Quindi se volete giocare un pochettino più, c'è il nuovo look con la minigonna, le calze a rete, le orecchie da coniglio e il mitragliatore in mano. Hanno aggiunto, ragazzi, fantastica la funzione spettatore. Quindi adesso, quando se capitasse che tutto il team, se dovessimo giocare in team per esempio, venisse ucciso, automaticamente noi potremo rientrare nella partita e fare gli spettatori. Quindi io credo che è come se fosse quando rimane uno o due membri del team e noi siamo stati killati, avremo modo di poterci spostare nei vari personaggi rimasti in gioco e guardare appunto come termina la partita.
hanno fatto delle modifiche anche al gameplay, poca roba, ma degna comunque di nota. Hanno aggiunto dell'audio extra agli zombie, quindi non sappiamo, non ci spiegano bene a che cosa, ce lo lasciano scoprire a noi, e hanno appunto detto che gli zombie, grazie a questi segnali audio aggiunti, queste clip audio aggiunte, saranno molto molto più realistici, perché effettivamente erano un po' scarni, non è che si differenziavano tanto a livello di audio rispetto ai giocatori normali. Ah, non demorde ragazzi, il team non demorde. Prima di andare avanti ragazzi, perché ho letto la notizia, non me la ricordavo, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video, se vi piacciono i video relativi agli aggiornamenti in tempo reale di Rules of Survival, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, e mi raccomando, fate un salto anche sulla pagina Facebook ufficiale che si chiama Rules of Survival Ita Official. Andate a darci un'occhiata, sono molto molto disponibili. Hanno fatto anche questa volta una modifica alla bici, ragazzi. Una cacatina, però sempre meglio dirla. Il passeggero dietro adesso abbraccia quello davanti. Non vedo l'ora di vedere l'ignoranza di quello dietro, tutto appoggiato a quello davanti, mentre l'altro pedala perché gli stanno sparando da dietro. Purtroppo ancora non può sparare il passeggero. Ci ricordano anche che le forniture di Natale non appariranno più nel gioco, quindi non ci sarà più, già lo abbiamo visto se andiamo nella parte relativa al Supply Box nel menu, non ci sarà più il box di Natale, vengono tolte anche le caramelle, le mele e il cappello da Babbo Natale. Ci sta, ormai siamo dopo l'Epifania, è giusto che sia così. Hanno aggiunto un effetto sonoro quando le pallottole ci passano vicino ma non ci colpiscono, tipo i zhoum zhoum, hai capito? Così ti rendi più conto di dove ti stanno sparando. Ricordano ancora che hanno ottimizzato gli effetti sonori degli zombie e hanno cambiato la musica, gli effetti sonori che il giocatore ottiene a quando si paracaduta sul campo di battaglia, quindi nuovo effetto sonoro anche per il paracadute. Mentre per quanto riguarda ragazzi gli aspetti grafici, ci ricordano che hanno migliorato la mappa tattica. Sembrerebbe, speriamo, che sia questo l'aggiornamento dove la mappa venga completamente sconvolta e da mappa politica diventi mappa fisica, quindi quella in 3D, in poche parole, molto molto più bella da vedere. Hanno ottimizzato ragazzi un problema che c'era sulla visualizzazione dei kit medici. Dicono che, io sinceramente non mi sono mai reso conto, dicono ora il kit medico mostra, forse hanno accorciato il tempo in cui viene usato, comunque dice il kit medico si può usare, credo, com'è che spiegare, se tu hai meno salute e ad esempio prima avevi tanto così di salute, potevi prendere una mela anche se eccedevi con i punti salute, adesso non lo puoi più fare, è stato strato. Non ho capito niente, lasciamoglielo vedere, chi lo sa, si capisce niente quando scrivono questi qua. Ci dicono anche che hanno inserito delle pose casuali nuove quando andiamo a provare i vestiti dell'avversario, quindi un po' come GTA 5 che abbiamo visto, quando vai a provare i nuovi vestiti il tuo personaggio si mette nelle pose un pochettino più divertente, diciamo così. Viene visualizzato, viene visualizzato il tempo rimanente dei pass che abbiamo acquistato, quindi adesso per chi ha acquistato il weekly pass che è quello settimanale o il monthly pass che è quello mensile e non sta vedendo quanto gli manca alla scadenza, adesso nella home page verrà visualizzato. Viene visualizzato anche il nome del veicolo con cui veniamo killati qualora ci succedesse che dovessimo venire investiti, mentre prima ci veniva appariva solamente
tizio Sempronio è stato ucciso dal veicolo guidato da Caio Fanfaia, adesso invece si vede proprio con che veicolo ci hanno killato. Hanno un aggiunto anche un'icona esclusiva per la barca, per il motoscafo, in modo che si distingue dai veicoli terrestri. A me personalmente non è mai capitato di vedere in alto, dove ci sono le coordinate, l'icona del motoscafo, quindi andremo a scoprirla assieme. Prima della chiusura, qualche piccola correzione, anche dei bug. Hanno risolto il problema che anche io ho notato: quando tu settavi le impostazioni grafiche ti andava tutto bene, riaprivi la volta dopo al gioco e si resettavano alle impostazioni di default. Sistemato, se metto in ultra adesso rimane sempre in ultra. Hanno sistemato anche un problema che anche questo ho notato, dove si sentivano degli effetti sonori dei passi, principalmente di alcuni giocatori, che non erano molto realistici, cioè magari li sentivi fortissimi mentre il giocatore avversario non era proprio, diciamo così, vicino. Quindi risolto anche questo problema audio, e hanno anche risolto un bug che era relativo ai pantaloni dell'arena, quelli che si sbloccavano esclusivamente nel Supply Box natalizio, dove potevano comparire a volte delle macchie nere. Beh ragazzi, questo era davvero tutto per quanto riguarda l'aggiornamento che arriverà domani in in Rules of Survival. Io vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo presto. Ciao.